Presidente, oggi con i rappresentanti di Banca Italia è inevitabile parlare di credito, la situazione, insomma, soprattutto qui per il nostro territorio è, come dire, piuttosto difficile. Lei ha fatto anche un appello ai colleghi imprenditori, insomma, quella di resistere da un lato, dall'altra però anche dato la disponibilità dell'associazione ad aiutare anche in concreto, insomma, chi si trovasse in difficoltà. Sì, da parte nostra aiutare nel concreto significa ascoltare. In pratica noi abbiamo rivolto un appello a tutti gli imprenditori dicendo rivolgetevi all'associazione, chiaramente per ciò che noi possiamo fare poi siamo a completa disposizione, soprattutto laddove ci dovesse essere magari una sostituzione, un aiuto per quanto riguarda le imprese. Poi è chiaro che invece per quanto riguarda quelli che sono stati gli investimenti in termini di risparmi, cioè chi è socio, lì non è che noi possiamo far tanto, ma per le imprese sicuramente sì. Ecco, volevo chiederle un commento sul voto, diciamo, del Regno Unito, la sua, cosa ne pensa? Allora, Brexit, beh, innanzitutto devo essere sincera, da parte mia non me lo sarei aspettata, nel senso che ritenevo veramente una cosa difficile. Mi fa un po' tristezza da un certo punto di vista, perché ho visto soprattutto i giovani schierarsi e votare per rimanere all'interno dell'Europa, e invece chi ha cavalcato di più il populismo oppure degli scontenti, che sono comunque anche leciti, votare invece per il no. Io mi auguro che adesso per quanto riguarda gli imprenditori, perciò l'economia, che i nostri imprenditori siano in grado di reagire, come immagino sia, e soprattutto che l'Europa, che questo, insomma, diventi un monito per l'Europa per agire in maniera diversa ed ascoltare di più e rispondere maggiormente a quelle che sono poi le esigenze dei cittadini europei. Ecco, voi siete preoccupati come associazione industriale? Beh, diciamo, qualche ripercussione c'è. Io penso che cioè non ci sono cose che succedono che non hanno poi delle conseguenze. È un attimo da vedere, come ho già detto, all'indomani di Brexit bisogna tenere i nervi saldi. Comunque sia, non è la prima volta purtroppo che assistiamo a degli eventi così dirompenti. Io penso, insomma, che il nostro tessuto sociale sia in grado di reagire. Tornando al credito, Presidente, i dati di Banca Italia evidenziano una flessione degli impieghi verso le imprese nella seconda parte del 2015, proprio anche per le turbolenze che stanno attraversando il mondo bancario. Vi preoccupa questo? Beh, turbolenze del mondo bancario, questo sì. Direi che poi per quanto riguarda gli altri istituti abbiamo comunque visto una volontà di essere presenti sul territorio e di rispondere a quelle che sono le esigenze delle aziende. È chiaro che oggi il credito è più stringente, ci sono dei rating ed è sulla base appunto di questi rating che viene poi erogato il credito. Io penso che se le aziende sono meritevoli, soprattutto se ci sono delle progettualità, comunque sia gli istituti di credito anche nel loro interesse, io penso che abbiano tutto il vantaggio nel continuare a finanziare quello che è il nostro territorio in linea generale. Alla guida di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza, c'erano in fondo degli imprenditori veneti, molti imprenditori. Vi sentite un po' traditi, tra virgolette? Ma più che sentirci traditi, io direi che è corretto, come poi ho fatto e avete letto anche voi, insomma, assumerci quelle che sono le responsabilità proprio come classe dirigente, nel senso che comunque sono dei rappresentanti anche dell'imprenditoria. Perciò, come ho già detto, se vogliamo, il Veneto in un certo senso ha perso l'innocenza. Questo non significa che tutto sia perduto, ma significa che dobbiamo ripartire da quelli che sono stati i nostri errori per creare qualcosa di migliore e che possa avere, insomma, un futuro che io vedo comunque.